Io sono Antonio di Beautiful Vino e siamo qui per questa prima degustazione virtuale, per questo primo appuntamento, quattro chiacchiere con il produttore per scoprire un pochino i segreti dei vini. Siamo qui in partnership insieme ai nostri amici di Wine Tales nella persona di Simone Giramondi, sommelier ICE. Ciao Simone. Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. E siamo con i ragazzi di La Macchia. La Macchia è una cantina molto molto interessante, molto giovane come vedete. Cristian e Letizia, ciao ragazzi, grazie mille per essere qui. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Ed è un piacere inaugurare questo ciclo di incontri che per adesso, diciamo, ogni mercoledì alla stessa ora ci vedrà, diciamo, coinvolti una mezz'ora, quattro chiacchiere, proprio per non perdere il contatto con il vino, per non perdere il contatto con la nostra passione. E mi fa molto piacere che questo primo appuntamento di Wine on Air sia proprio con Cristian e Letizia, perché noi di Beautiful Vino, per chi non ci conosce, ci occupiamo di eventi, quindi normalmente attraverso la nostra piattaforma promuoviamo degli eventi di degustazione dal vivo. E il primo evento che abbiamo ospitato in piattaforma è stato proprio con Cristian e Letizia, un evento molto particolare a Roma, no? All'Auditorium Parco della Musica. Abbiamo fatto addirittura due degustazioni, la prima in un vernissage e poi ci siamo spostati alla Casa del Jazz. Quindi con loro abbiamo sperimentato proprio la contaminazione del vino con tutte le altre arti, in quel caso con la fotografia e con la musica. Quindi mi fa molto piacere usarli come cavie anche in questo esperimento. E niente, noi stasera parliamo dei vostri vini, in particolare dei rosati, e direi che chi meglio di Simone può iniziare a darci un po' una panoramica sul rosato e su questo mondo. E allora partiamo con Sua Eccellenza la Toscana, ovvero una delle più importanti realtà enopedografiche italiane. Ci sarebbe tantissimo da raccontare sulla Toscana: il vino è storia, il vino è cultura, il vino è contaminazione, come ha detto giustamente Antonio poco fa. È una contaminazione che arriva dal popolo etrusco per quanto riguarda la Toscana, che si è estesa nei secoli e che con il Gran Ducato. Con il bando del Ducato del Granducale di Cosimo III, perdonatemi, ha sancito le prime quattro grandi aree viticonicole della Toscana: il Chianti, il Carmignano, il Pomino, il Valdarno Superiore. Una storia nella storia, perché la Toscana è la patria della prima DOC italiana, la Vernaccia di San Gimignano del 1963, è la patria delle prime DOCG, quindi il Vino Nobile di Montepulciano del 1966, il Brunello di Montalcino del 1980. È storia, 57.000 ettari vocati alla coltivazione di vino. Con due grandi macroaree che sono le colline della Toscana centrale e la costa tirrenica, quella che noi prenderemo in esame oggi. In questa costa, è molto importante, è molto innovativa questa costa, perché è la costa da dove, si è cominciato a, virare la produzione dal Sangiovese. Re incontrastato e diciamo Sua Maestà il Chianti, no? Chianti, tra l'altro, che se vogliamo far lasciare una curiosità, è nato dal punto di vista etimologico proprio per disegnare un vino bianco, sottolineo bianco, nel 1398 con Datino, che era un mercante aretino e pratese che ha inventato, tra le altre cose, anche la cambiale. Quindi pensate quante storie nel vino ci sono in questi pochi minuti in cui ho raccontato un po' la struttura ampelografica della regione toscana. Candia, il Colli Apuani, l'Elba, la Maremma, il Morellino di Scanzano e poi questa bellissima area oggetto del contendere di oggi che ospita un grande vino oltre a quello che presentiamo oggi, ovvero il Bolgheri, quindi un altro vino che ha fatto la storia di questa regione. Pensate, è cominciato con 1,5 ettari e poi adesso ne producono 11.000, 1.140 ettari con 50 produttori diversi. Quanti numeri, quanta storia per raccontare una singola regione d'Italia. E pensate quanta eccellenza con cui far ripartire questo business in questo momento così delicato, così importante della nostra realtà economica. Parliamo di rosato.
Perché oggi l'oggetto del contendere è rosato. Rosato ha la Francia come più grande punto di distribuzione, anche di produzione del mercato del rosato. Pensate, 7 milioni è la produzione del rosato, ma il consumo in Francia in termini di rosato è di 9 milioni di ettolitri. Totalmente diverso in Italia, qui poi magari lo faremo anche un discorso a livello di marketing e di posizionamento. Il dato della produzione del rosato sfiora intorno al milione e la produzione interna, l'approvvigionamento interno è molto più basso. Quindi cosa vuol dire? Che mentre la Francia importa altri vini, noi vogliamo e dobbiamo esportarli all'estero, quindi costruire dei piani di sviluppo all'estero. Rosato, intanto partiamo da un assunto importante dal punto di vista enologico, e poi Christian, che è un enologo, ci potrà raccontare ancora meglio quello che dico io. Non è l'unione tra un vino bianco e un vino rosso, mi raccomando, ragazzi, Ah, sì. non uniamo due vini e facciamo il rosato, ma l'unione fra due uve, quindi fra due vitigni che vengono macerati con un contatto più veloce, quindi più rapido, con meno tempo, quindi le vinacce hanno nella parte liquida del mosto con un contatto più breve in termini temporali. Questo dona al vino un colore rosato, appunto, e una struttura totalmente diversa che ricorda molto anche i vini bianchi. Quindi il vino bianco e il vino rosato hanno dei punti, delle assonanze molto, molto significative in termini organolettici. Dal punto di vista del prodotto, chiaramente, di cui andiamo a discutere oggi, è un bellissimo prodotto, una bellissima esperienza italiana in una regione, come abbiamo visto, piena di storia e piena di cultura, parliamo di un vitigno internazionale, di due vitigni internazionali, un blend tra un Petit Verdot e un Merlot, 50 e 50, correggimi Christian, Sì, se dico delle giusto. corbellerie, ma due vitigni storici, due vitigni molto molto importanti internazionali. Il Merlot, vi do una curiosità, il nome Merlot nasce dal fatto che il Merlot è particolarmente ghiotto di questa uva, e quindi da qui il nome Merlot, curiosità e storia. Poi parleremo dello storytelling nel vino, quanto è importante saper raccontare la storia. Merlot che nasce in Francia, nella regione di Gironda, ai piedi dell'Aquitania, vicino a Bordeaux, vicino al fiume Garonne. Petit Verdot, stessa zona più o meno, Médoc, sempre vicino a Bordeaux, sempre due vitigni a bacca nera, quindi con preparazione e con struttura da vino importante. Considerate che il Merlot è il vino, il vitigno con cui si costruisce due dei vini più eccelsi al mondo, il Petrus e il Massetto. Il Petit Verdot, anch'esso molto importante, non soltanto in Francia e in Italia, ma anche in California. E proprio la zona di oggi è una zona molto molto importante per questo tipo di vitigno. Ho studiato un po' il vostro vino e vi faccio i complimenti per la dovizia di attenzione e di particolare in cui mettete nel vostro prodotto. Fare un blend 50 e 50 con un metodo Charmat come il rosato e il rosato col metodo spumantizzato è sicuramente importante e oneroso dal punto di vista di costruzione di un prodotto, ma gli garantisce anche, come ci raccontavamo insieme con Christian, una qualità maggiore proprio per le caratteristiche della macerazione e del processo di vinificazione che utilizzate. Christian, magari comincia a entrare nel dettaglio, così cominciamo a dialogare e a capire un po' le caratteristiche organolettiche dei vostri vini. Nel particolare andiamo a lavorare su due vini appunto rosati, fatti in blend 50 e 50 dei vitigni Merlot e Petit Verdot, appunto, materia e continuo. Vai Cristian, lascio un po' di parola a te, poi intervallo Ragazzi, Francesco. scusate, Allora, prima Cristian, una piccola dimmi. precisazione a tutti i partecipanti di fare domande se ne hanno, se hanno curiosità, tanto noi possiamo leggerle e poi proporle dopo a Cristian e Letizia, quindi se hanno, diciamo, tutto quello che hanno sempre voluto sapere sul rosato ma non hanno mai osato chiedere, possono usare la chat per chiederci Certo. qualunque cosa. Vai Cristian. Allora, io in primo luogo vorrei che Letizia facesse un attimo un appunto su come siamo arrivati magari alla bollicina e quella che è stata, diciamo, la storia di partenza. Leti? Sì. Allora, diciamo che la nostra azienda è nata nel 2012, quindi è un'azienda molto giovane, però
ti dico, Antonio, grazie per averci dato la possibilità di questa diretta, per parlare proprio dei rosati, perché con noi è sfondata una porta aperta. Cioè, per noi i rosati sono un prodotto ottimo, di qualità, e noi spuntiamo tanto. Pensate che appunto su quattro referenze che abbiamo, ben due sono di vino rosato, un rosato fermo e una bollicina, proprio perché ci crediamo tantissimo. E siamo un'azienda di 3 ettari e abbiamo iniziato appunto nel 2012 perché appunto io ho un po' un sogno nel cassetto, quello di realizzare qualcosa di diverso, di particolare, che differenziasse un po' e che rappresentasse un pochino le nostre persone. Ho chiesto ovviamente un aiuto a Christian, da enologo e da tecnico, perché io non avevo le competenze, e ci siamo avventurati, diciamo, in questa nuova avventura. E quando abbiamo iniziato, proprio nel 2012, la vigna ovviamente era già una vigna di 3 ettari, già avviata da tanti anni, da 13-14 anni. Noi ci siamo ritrovati comunque in una situazione in cui era già saputata, aveva già preso una certa direzione, diciamo, e quindi la prima vendemmia abbiamo iniziato. Quando però ci siamo ritrovati verso fine settembre-ottobre a vendemmiare, l'idea di base era come fare un bianco, un rosso e un rosato fermo inizialmente. Quando ci siamo trovati in vendemmia, Cristian, un vinego che si è girato verso di me, e la prima cosa che mi ha detto è: ma se facessimo una bollicina? E io, un vinego, che sono stata felicissima perché adoro le bollicine, e quindi siamo partiti con la bollicina. Il perché ora ve lo spiega lui a livello tecnico. Sì, ma diciamo che dal punto di vista tecnico ci siamo trovati a fare insomma raccolte delle uve, quindi campionamenti, valutare dal punto di vista analitico i numeri, perché specialmente la produzione di una bolla sono molto molto importanti, quindi la produzione della base vera e propria, no? Su cui poi andremo a lavorare con la seconda fermentazione. E mi ricordo che c'era questa acidità veramente altissima, un'acidità alle stelle. Tant'è che avevamo preso un tirocinante e gli chiesi come avesse fatto il campionamento. Aspettiamo un'altra settimana, ripetiamo le analisi e vediamo anche questa volta che le acidità erano molto alte. Quindi disse a Letizia se insomma, avesse avuto piacere di produrre una bolla, perché la bolla prodotta in Costa Toscana è qualcosa, diciamo, fino a 5-6 anni fa, un qualcosa di strano. Quindi niente, abbiamo iniziato a lavorare per produrre questa base, tant'è che è nata prima la bollicina rispetto al rosato fermo, quindi si parla di pH bassissimi, acidità totali molto alte e abbiamo vinificato la base spumante. E poi seconda presa di spuma, ovviamente in autoclave, stiamo parlando di un... Poi non so se Simone vuoi parlare te dei prodotti da questo punto di vista, o posso... Ma ne parliamo insieme, ne parliamo insieme. Ne Tanto parliamo insieme. è bello vedere come per tanti vini, poi le storie dei vini sono storie personali, quindi le costruzioni dei vini, di nuove attività proprio arrivano dalle persone dietro. Potrei fare 1.000 esempi, dall'Amarone che è stato uno sbaglio del Recioto a tanti altri, ma è proprio le storie del vino che ci sono dietro che rendono ancora più affascinante questo mondo. E poi tu hai utilizzato sicuramente una carta fondamentale da Toscana, cioè già avere dietro di sé la possibilità di poter attingere al clima e quindi alla condizione pedoclimatica della Toscana è già un valore aggiunto importantissimo per posizionare il vino non soltanto in Italia, ma proprio nel mondo. Sì, poi uscendo ovviamente con questa bolla rosé, per noi è stata un pochino una scommessa. All'epoca abbiamo imbottigliato circa 1300 bottiglie, abbiamo fatto una prova, no? Per capire un attimino anche come rispondeva il mercato. La cosa è andata piuttosto bene, anche perché siamo stati la prima azienda ad aver prodotto poi una bolla rosé a tutti gli effetti in costa. E poi piano piano, insomma, i produttori anche con... Insomma, la tecnologia e tutta la competenza che abbiamo anche nella gestione di una vigna, anche la Toscana ha saputo immettere sul mercato delle bollicine ovviamente di qualità. Quindi è nato prima il continuo, quindi la nostra bolla rispetto al materia che è il nostro rosato fermo. Pensate che il lavoro che viene fatto in vigna, per quanto riguarda la linea rosé, è un lavoro fatto su 60 filari, di cui 30 sono predisposti alla produzione del continuo e 30 alla produzione di materia, con
una gestione anche viticola che è un pochino diversa, a partire dalla potatura fino ad arrivare alla selezione dei semi, sfogliatura e via dicendo, tutti i vari passaggi. In questi 30 pilari si può fare selezione, un lavoro diverso che produrre Hai usato rosetti. una parola fondamentale per fare qualità, fare selezione. La resa per ettaro è un dato che racconta poi di quanta qualità ci si mette nel vino, perché è facile, perdonatemi, mettere il vino al supermercato 3 bottiglie 5 euro, poi bisogna metterci del contenuto dentro che sia corrispondente alla qualità. La qualità è fatta anche di scelte, è fatta di lasciare per terra o non utilizzare tanta uva, giusto? E quindi quando tu dici selezione è proprio perché selezioniamo, selezionate per fare un vino di qualità soltanto il prodotto migliore. Certo, giustissimo. E poi sappiamo che il rosato come tecnica di vinificazione si può ottenere in vari modi. In Toscana abbiamo parlato per lunghissimo tempo di salassi, quindi abbiamo utilizzato questa tecnica, diciamo, di vinificazione che era un po' vista come uno scarto della vinificazione rosso per ottenere questi vini rosati. Noi fin da subito abbiamo ritenuto opportuno, anche come azienda piccola, e quindi per avere un certo posizionamento sul mercato, anche come tipologia di tecnica di lavoro, di utilizzare fin da subito la presca, quindi di fare delle pressature soffici, lavorare in riduzione, quindi lavorare direttamente su. Spieghiamo essere un'operazione molto più onerosa e molto più costruita rispetto a quella che hai detto Si precedentemente. arriva a perdere un 40% della massa tranquillamente. Ecco, quando c'è qualità, vuol dire il vino quando è buono e quando ha un'armonia gusto-olfattiva, è perché dietro c'è un attento lavoro che sta raccontando egregiamente Cristian adesso di selezione, di metodi di lavoro e di tempo che ci si dedica a costruire un prodotto che poi va all'interno di una bottiglia. E questa è una differenza importante tra un piccolo produttore che fa qualità e la grande distribuzione, senza nulla chiaramente togliere alla grande distribuzione con i suoi prodotti. Noi, come tipologia di prodotto, amiamo proprio le piccole e medie realtà che fanno della qualità il proprio mantra operativo, perché permette certamente di avere, di esprimere poi nel vino quello che si fa nella vigna. Ti racconto un attimino come viene, diciamo, prodotto il nostro spumante. E Eh sì, il metodo di magari. lavoro che dobbiamo capire fra metodo classico, la grande enigma, no? Metodo Sì, classico sì. o marchiamo. Allora, noi facciamo qualcosa di abbastanza, diciamo, strano per il mondo del vino. Il nostro spumante viene ottenuto da due vendemmie che hanno delle caratteristiche tecniche che sono totalmente diverse, nel senso che mettiamo insieme una vendemmia con un'uva un pochino più matura, quindi anche una concentrazione di zucchero un po' più importante, con un'acidità un pochino più tenue, ad una vendemmia che risulta essere una vendemmia un pochino più anticipata, quindi un'acidità molto più importante. Diciamo che la prima vendemmia andiamo a raccogliere le uve, facciamo ovviamente la prima fermentazione, la seconda fermentazione la soprave, però il mantenimento del vino a contatto con le feci, quindi con i lieviti, con l'alisi cellulare del lievito che ormai ha svolto la sua attività di fermentazione, avviene per circa un anno. Quindi sono 12 mesi di questa massa a contatto con i lieviti. La vendemmia che facciamo l'anno successivo invece ha un mantenimento della massa sui lieviti per circa 5-6 mesi. Ecco, successivamente andiamo ad unire le due masse, quindi sono due partite che hanno caratteristiche totalmente diverse. Ok, raccontiamola per i non addetti ai lavori. Quindi prendete due vitigni, il Merlot e il Prix Verdet, le unite al 50%, quindi con una stessa quantità. Cerchiamo di Sì. Sì. usare un lessico che arriva un po' a tutti. E prendiamo queste due masse di uve, le cominciamo a Andiamo in lavorare, piazza. le mandiamo in pressa, le mettiamo in una grande botte che chiamiamo autoclave. E cominciamo insieme ai lieviti a fare il lavoro di costruzione del vino.
lo fate in due fasi, quindi con una macerazione sui lieviti per un anno e per una per 5-6 mesi. E Sì. poi prendiamo questi due contenuti e costruiamo il vino finale, giusto? Due contenuti che sono in pressione, generalmente con una pressione intorno ai 5 bar e mezzo, e queste due maste vengono unite in un'unica autoclave. Successivamente andiamo in bottiglia, poi lo spumante permane in bottiglia per circa 2-3 mesi, giusto per comunque subisce un processo di filtrazione, un stress sia fisico che chimico. Dopo 2 o 3 mesi il prodotto viene immesso in commercio. Lo scopo dell'azienda qual era? Qual è? Lo scopo dell'azienda è quello di immettere sul mercato un prodotto che abbia, come ti raccontavo ieri, un giusto compromesso tra un metodo Charmat, un metodo Martinotti e un metodo classico, perché comunque le note di lievito evolutive, del mantenimento ovviamente del vino a contatto con il lievito, si fanno sentire. Ecco perché Scusami, viene giusto considerato. per dare una connotazione a chi ci sta ascoltando, il metodo classico invece è quello utilizzato per fare degli esempi pratici per lo champagne, per il Franciacorta, per la parte di italiana sempre di Trento, quindi del Trento DOC, per tutta quella parte, diciamo, di spumante legata anch'essa alla qualità, perché è un metodo ancora più costoso e ancora che rende ancora un prodotto ancora più qualitativo. Non si usa praticamente mai, anche per il rosé, è molto complicato, è molto difficile utilizzare un metodo classico per il rosé, ed è molto poco consueto. Sì. Poi, Cerchiamo di dare anche delle nozioni più base per chi ci sta ascoltando, perché magari non tutti giusto. hanno una propensione ai termini che noi magari invece conosciamo un po' di più avendo questa passione. Sì, mentre per quanto riguarda l'altro prodotto, ovvero il materia, anche esso viene lavorato in pressa, quindi mix di Merlot e Petit Verdot, quindi a livello di uvaggio di uve. Andiamo anche in pressa, viene lavorato con l'utilizzo di ghiaccio secco, quindi CO2 all'interno della pressa. Questo crea un ambiente riducente, quindi un'assenza di ossigeno. Dopodiché andiamo a effettuare la nostra pressatura, lo sgrondo, quindi il mosto fiore ricco di zuccheri, lo andiamo a portare all'interno della nostra vasca di fermentazione. Al termine della fermentazione alcolica abbiamo il nostro vino finito. Permane anch'esso per 5-6 mesi all'interno di vasche d'acciaio. Lì facciamo varie operazioni di rimescolamento utilizzando l'alisi, diciamo, del lievito, la cellula del lievito ormai morta. Dopodiché, filtrazione, andiamo in bottiglia. La cosa caratteristica che ha differenziato molto questo, al di là delle caratteristiche tecniche e degustative, che piacerebbe, insomma, che tu spiegassi bene anche successivamente, è stato questo tappa a corona, che inizialmente ha fatto, non vi nego, storgere un pochino la bocca agli addetti al lavoro, perché in tanti hanno detto: ma è il tappo della birra. Ebbene sì, è il, Tecnicamente, perché ha diciamo. fatto questa scelta? Allora, dal punto di vista tecnico, sappiamo che se vogliamo magari un adeguato mantenimento del colore e delle note ossidative meno spinte nell'evoluzione del prodotto, un tappo tecnico così, quindi che mantiene un ambiente totalmente riduzione, può andare ovviamente molto molto bene. La cosa complicata per quanto riguarda il produttore della cantina è andare in bottiglia con una condizione ottimale, altrimenti andremo incontro a delle deviazioni olfattive o, insomma, caratteristiche indesiderate che si possono trovare, ad esempio, delle note di riduzione. La nota di riduzione è quella nota, diciamo, abbastanza sgradevole, che molti riconducono è caratterizzata un po' dall'uomo marcio, no? Note che Certo.
hanno bisogno di un'ossigenazione del prodotto prima di essere eliminate, talvolta quando andiamo incontro a delle riduzioni molto importanti, anche a distanza di un'ora, le sentiamo lo stesso. Ragazzi, allora io volevo affrontare almeno due argomenti, anche perché le domande che arrivano spingono verso questi, e ci andrei di botto. Allora, Federico e Nicola chiedono notizie sugli abbinamenti, che è un tema secondo me molto interessante, perché credo che ai non esperti sia capitato, ad esempio, di andare al ristorante e non saper bene come collocare un rosato in carta, no? Perché il rosato, magari specialmente una bolla, è sicuramente un prodotto ottimo e molto anche vendibile in ambito magari aperitivo, no? Per una situazione un pochino più informale, però sull'abbinamento ci sono dei grossi punti interrogativi. Primo punto. E poi, visto che siamo quattro marchettari di varia estrazione, ma insomma siamo quattro appassionati di marketing, andrei poi, ad esempio, come ci chiede Damiano, che dice: io personalmente amo il rosato, che si sta sempre di più ritagliando una parte interessante di mercato, è vero, e quindi come lo vendiamo il rosato e come voi avete deciso di venderlo. Quindi abbinamenti abbastanza rapidi e poi un po' di considerazioni sul marketing. Partiamo dagli abbinamenti, mi faccio aiutare un po' da Christian, ma l'idea me la sono fatta chiaramente avendo assaggiato il prodotto e avendo testato la qualità. È un prodotto che ha un'acidità importante, non squilibrata, ma importante, data proprio dal metodo di vinificazione con cui viene eseguito. C'è un mondo per l'abbinamento cibo-vino, un mondo complesso e anche didattico, mo c'è molta didattica dietro l'abbinamento cibo-vino. Vi dico soltanto quello che è poi l'aneddoto che ci permette poi di abbinare correttamente il vino in esame oggi. Questo vino ha una tendenza acida importante, cioè si sente, è corposo, è abbastanza marcata, quindi una tendenza acida e le bollicine, entrambe le due caratteristiche del vino, ci portano a contrastarlo, quindi ad abbinarlo per contrasto con un cibo che ha al suo interno una tendenza dolce o una grassezza intrinseca. Quindi, per contrasto, andiamoci a mettere, per esempio, un bel risotto, una bella frittura o un bel grana, quindi un bel formaggio con una consistenza e con una buona grassezza. Questa è l'indicazione di base, proprio perché la tendenza acida spiccata ci porta e le bollicine ci portano a contrastarlo con dei prodotti con questi tipi di caratteristiche. Corretto? Sei d'accordo, Cristian? Sei d'accordo, Letizia? Ottimo, ottimo, sì. Diciamo che hai colto anche la caratteristica dell'azienda, perché uno dei fattori molto importanti che caratterizza la nostra azienda è proprio questo lavoro che viene fatto con estrema freschezza. Andiamo a privilegiare questa caratteristica nei nostri vini, anche perché vi dico che lavoriamo esclusivamente con il mondo dell'oreca e ovviamente con clienti privati. Il ristoratore oggi sta chiedendo sempre di più vini freschi, vini che diano una bella pulizia di bocca, come hai fatto notare molto bene te, che vadano proprio a sgrassare, no? Per il ristoratore, come ha detto il settore, sta diventando sempre molto importante. Poi siamo italiani e ora più che mai abbiamo bisogno anche noi cantine, diciamo, del popolo italiano e della risposta anche nell'acquistare vini e prodotti della nazione. Però guardiamo anche dall'altra parte, insomma, i francesi sulla freschezza, soprattutto in tantissime zone, ci hanno fatto ovviamente un cavallo di battaglia, un punto di forza. Assolutamente. Mi viene in mente per esempio proprio di questo, proprio in termini di rosé, in termini di Francia, la zona di Cassis che ha delle eccellenze di rosé molto molto spiccate, che è nella costa francese vicino a Cannes. Allora, un mercato che cuba 22 milioni di ettolitri nel 2000, sale a 25 milioni di ettolitri nel 2018, quindi una crescita molto importante del rosé nel mondo, di come produzione sto parlando, e poi bisogna venderlo questo prodotto. E per Certo. venderlo bisogna raccontarlo.
E qui veniamo al tema che ha detto prima Antonio, e quindi il marketing. Perché se non raccontiamo i valori dei nostri prodotti, non riusciamo neanche a trasferirne la qualità, come è fatto oggi invece in questa sezione, dove chi ha ascoltato ha capito che dietro una bottiglia e un tappo c'è una costruzione di un progetto, che non è un vino, ma è un progetto per cercare di portare qualità. Però questa qualità bisogna raccontarla, Letizia, e parlo un po' più a te adesso per la parte marketing piuttosto che a Christian. Perché mi piace sempre dire, quando parlo di marketing e parlo di posizionamento, il cuore sa sempre prima quello che il cervello scopre dopo. E quindi saper raccontare qualcosa e saper colpire le corde del cuore ti permette poi di innescare un processo di acquisto nel cliente che poi analiticamente il cervello elabora dopo e trasforma in un vero e proprio acquisto. Quindi con questa premessa, come avete pensato di parlare al cuore dei vostri clienti e raccontare il lavoro che viene fatto in vigna ogni giorno? Ah, ti dico con completa onestà, cioè, nel senso, noi raccontiamo come siamo nati, come è nato questo progetto e questa idea dei rosati. E purtroppo all'inizio ti dico non è stato facile, i primi anni soprattutto, perché siamo partiti appunto con la linea rosato in un paese che, insomma, come hai detto te, lo vedevano un po' come un vino non vino. E noi ci crediamo tantissimo e ci siamo resi conto che sponsorizzandolo, ma soprattutto facendolo assaggiare, parlando del prodotto, di come viene creato, del lavoro intenso che c'è dietro, delle fatiche che ci sono, perché è difficile fare un rosato, è molto più difficile a volte fare un rosato di un rosso. E quindi c'è un mondo dietro, e quando comunque sia hai passione in quello che fai e la trasmetti, le persone ti ascoltano e soprattutto assaggiano volentieri, perché quando arrivano a assaggiarlo il prodotto, allora capiscono e quindi vedono la qualità e capiscono quanto è buono un bel rosato, fatto bene, quanto si beve volentieri. Noi ti dico, abbiamo fatto un evento a Monte Carlo in cui dietro, mentre facevamo la presentazione dei nostri vini, è passato un film in cui proprio c'è una signora che va in questa enoteca e chiede: guarda, devo andare a cena da un amico. E l'enotecario gli fa: cosa mangerai? E lei dice: non ne ho idea. E ha detto: perfetto, va bene, reparto rosati e sicuramente troverai qualcosa che va bene. Perché è un prodotto trasversale, bene o male. Corretto, corretto. Va, sta su tutto. E quindi è un ottimo prodotto. E noi come lo sponsorizziamo? Facendolo conoscere, facendolo assaggiare attraverso l'online, ovviamente, ma anche attraverso l'offline. Quindi facciamo tante degustazioni, abbiamo fatto degli eventi prontati proprio su rosati, in cui abbiamo bendato le persone e abbiamo fatto assaggiare rosati con i bianchi per fargli capire la differenza. E le persone sono meravigliate spesso, perché magari le persone che non apprezzavano il rosato hanno cominciato a berlo. E per noi è una soddisfazione enorme, l'assicuro. Una cosa, Letizia, chi è che secondo voi ha più pregiudizi come target, no? Come profilo di bevitore rispetto al rosato, e chi invece lo apprezza di più, tende ad apprezzarlo, Sì, no? Secondo allora. la vostra esperienza, e se i vostri rosati in qualche modo fanno eccezione, se avete notato un'inversione di tendenza o una differenza rispetto alla norma. Allora, ti dico, fra gli uomini e le donne si sa, gli uomini sono più scettici sui rosati, perché proprio lo vedono come un vino non vino. Le donne, ti dico, ti piace molto di più, e poi noi abbiamo cercato di fare anche un prodotto elegante, comunque, anche a livello estetico, e quindi la donna è molto catturata dalla bottiglia del Matera, la bottiglia del Continuo, proprio perché l'estetica arriva, l'impatto arriva subito e le donne lo apprezzano tantissimo. Però vi dico, ci siamo meravigliati perché tanti uomini comunque veramente che erano fuori proprio dal mondo dei rosati e non l'apprezzavano assolutamente, l'hanno rivalutato assaggiandolo, perché poi hanno visto magari un prodotto di qualità. Quindi l'importante è assaggiarlo fondamentalmente. Quando cominci a assaggiare i prodotti, poi capisci se sono fatti bene oppure no. Con la speranza di poter Certo. tornare presto a fare anche eventi live, diciamo così, a Sì. Sant'Antonio Abbiamo ad esempio organizzato, come diceva giustamente Letizia, anche un vero e proprio workshop dove, cioè noi come azienda abbiamo strutturato una nostra wine class, rappresenta proprio un gruppo di appassionati, però la cosa che vogliamo realmente è trasferire il mondo vino. Sì. Poi
Il vino di Tenuta La Macchia viene, cioè tutto quello che fai, poi il finalizzare tutto, diciamo, una vendita, sì, è importante perché è l'economia dell'azienda, però ci siamo accorti che tutto quello che lasci alle persone, no, indipendentemente dal tuo vino, poi te lo ritrovi. Quindi avere la possibilità di parlare di rosati a 360 gradi, no, del mercato italiano. Dare sempre di più convinzione e competenza alle persone è quello che poi fa la differenza anche in prodotti di questo tipo, perché il rosé è sempre stato visto come una non scelta, no? Correggetemi, ma non scelgo un bianco, non scelgo un rosso, prendo un rosé, alla fine non ho scelto. Mentre veramente, come diceva giustamente Letizia, a volte il prodotto è più difficile da fare. Ci vuole veramente tanta competenza. Quello l'importante è saperlo raccontare. Ancora una volta, ho avuto il tale raccontare che è un po' anche il nostro mantra, cioè che no, appunto, racconti di vino. Ma proprio perché raccontare è il mestiere più difficile, ma anche il più bello, perché con il racconto riesci a trasferire il lavoro che c'è dietro. E nel tuo caso, perché si evince anche in questa breve chiacchierata la grande passione che ti muove e vi muove nel costruire questo prodotto. Lo fai. Hai detto anche tu, la passione è il più grande motore di ogni azienda in generale e tu lo trasferisci in maniera molto spontanea nei tuoi racconti. E quindi saper raccontare un prodotto nuovamente, Antonio, che ne pensi anche tu, ma è veramente Assolutamente. Diciamo, io credo bravissimo. che la mission di tutti quelli che lavorano nella comunicazione del vino sia che siano delle piattaforme che creano contenuti, eventi, i produttori stessi, chi appunto anche in questi giorni di lockdown si adopera per buttare dei contenuti a disposizione, sa che il racconto è la strada. Poi però voglio anche fare un po' l'avvocato del diavolo e fare una domanda più scomoda, cioè io che sono il primo non esperto a lasciarsi volutamente affascinare dal racconto. Quindi io sono uno che va in cantina a fare degustazioni perché è convinto che l'esperienza complessiva sia altrettanto importante di quello che poi ti versano nel calice, no? Al di là, diciamo, poi dell'effetto che fa a livello chimico-gustativo, che ognuno ha i suoi gusti, eccetera, eccetera. Nonostante questo, però, mi rendo conto di come spesso però ci siano delle barriere a questo racconto. L'esempio del ristorante è abbastanza emblematico, cioè la maggior parte dei piccoli produttori lavorano tramite il canale Horeca, che non è sempre un veicolo di questo grande storytelling. Quindi tu ti ritrovi una carta dei vini, spesso fatta ne neanche in maniera troppo articolata, troppo dettagliata, vai a scegliere un nome. E quindi lì ritorno un po' sul discorso anche di come vendere il rosato senza vendere il rosato, no? Che poi vuol dire anche in generale di Giusto. come portare una persona a fare una scelta oculata, no? Cioè, com'è che io sono lì, scelgo un piatto, perché al ristorante solitamente si parte dal piatto e poi si abbina il vino, e poi dico, ah, ok, proviamo questo rosato. Se non vi conosco, ovviamente, se non vi ho già incontrato, perché se vi ho incontrato il lavoro è fatto, cioè sono un vostro fan, mi avete conquistato, rimanete nella mia memoria perché abbiamo condiviso già un'esperienza, ma a freddo, co come si arriva in tavola, no? Ok, stai parlando, cioè la domanda è noi che ci approcciamo ad un ristoratore, come gli andiamo a proporre il prodotto? Esatto, come glielo Allora io ti proponete e come dico, potete fare in modo che il ristoratore lo proponga a sua volta? sì, giustissimo, è una domanda, diciamo, importantissima e fondamentale per quanto riguarda proprio la divulgazione come strutturi anche una rete commerciale di un'azienda, perché è il cuore di tutto. Io ti dico, dal mio modesto parere, che non solo il rosé, ma un pochino tutti i vini. Quello che dico al ristoratore è che fondamentalmente c'è tantissimo, tantissimo vino in giro, è un settore altamente inflazionato, tantissime proposte, però alla fine il ristoratore, se cade in tutto questo, può risultare altamente misurabile, no? Sotto tantissimi aspetti. Perché basta andare, diciamo, qua vicino a noi e uno dice trova delle carte di vini che sono tutte uguali, no? Quindi vini, ma carte che vengono fatte da distribuzioni
enormi. Quindi, in quel caso lì, a mio modesto parere, da piccolo produttore, che cosa viene meno? Viene meno la ricerca del ristoratore, che io mi aspetto, no? Mi aspetto una proposta che sia effettivamente sua, identifichi il suo approccio al vino e il suo modo anche di lavorare e proporre dei prodotti. Quindi, mio modesto parere, come si tirano giù queste barriere? Dandogli dei prodotti che siano poco misurabili, quindi delle produzioni un pochino più piccole. Sapendo bene il tipo di lavoro che ha fatto il produttore, lì è compito della cantina saper divulgare anche attraverso gli agenti la filosofia dell'azienda. Prima, tutte e due avete utilizzato una parola fondamentale, che secondo me è la parola, diciamo, vincente per le piccole e medie cantine ora, progetti. Cioè, tutto deve avere un progetto. Grazie. Se non hai un progetto e una filosofia alle spalle, ci sono tantissimi vini buoni in commercio, però quello che vince è esclusivamente il progetto. Se hai un progetto da comunicare, le persone questo l'apprezzano e ne riparleranno, no? Ad altri, il famoso passaparola. Però molto probabilmente parleranno molto di più del tuo progetto rispetto ai tuoi vini, se sei stato capace di raccontare quello che avevi nella testa, le difficoltà che hai avuto, perché noi in questi anni ne abbiamo avute veramente tante. Giovani, ci inseriamo in un settore e dove ci sono anche grandi produzioni, quindi far valere la tua parola è veramente tanta fatica. Quindi, concludendo, descrivi il tuo progetto, descrivi la tua visione. Prima con Simone parlavamo di visione. Il ristoratore è molto attento alla tua visione, perché un imprenditore come te, se ti può dare una mano affiancando un prodotto di qualità, lo fa. Ha anche i suoi motivi, non è misurabile, da una proposta che differenzia anche lui, perché la cantina si differenzia, ma il ristoratore differenzia la sua carta vini. È una cosa importantissima sul mercato oggi. Spero di aver. Certo. No, assolutamente, è Ragazzi, io stato. voglio dare ancora spazio a un paio di domande, tanto finché i partecipanti vedo che resistono anche oltre il tempo che ci avevamo dato, quindi andrei avanti Buon ancora segno, un po'. no? Buon segno, buon segno. Federico chiede, buon segno, finché non rimaniamo da soli, poi quando rimaniamo da soli ve lo dico. Federico chiede, qual è la sfida più grande per voi, per Tenuta la Macchia e di progetti futuri? E io carico la domanda che è già abbastanza densa dicendo quanto fate evolvere i vostri prodotti di anno in anno e quanto invece a un certo punto avete deciso o decidete che quel prodotto è compiuto, ha raggiunto la sua forma. E ti rispondi te sulla sfida? Sì, allora, ecco, avete da Federico, non so, che come si chiama Federico, avete davanti due persone che purtroppo e anche bene si mettono sempre in gioco tutti i giorni. E quindi per noi c'è cioè, una continua sfida, cioè non arriviamo veramente mai, cioè, abbiamo tantissime idee, veramente tante, a volte anche troppe, che ci esplodono in testa, e cerchiamo di metterci lì e avere una visione da lunga, non a un anno, non a 2 anni, una visione veramente lunga. E quindi studiamo tanto, studiamo veramente tanto, quindi in tutti i settori, perché il vino non è fare vino e basta, è comunicarlo, è venderlo, è parlare con le persone, è raccontare una storia, è fare un vino di ottima qualità e rendere partecipe tutte le persone a cui stai vendendo. C'è un mondo dietro il vino, c'è cioè a 360 gradi, e quindi noi veramente studiamo tutti i giorni. E evolviamo sempre perché negli ultimi anni comunque l'evoluzione ce l'hai sempre, ma ce l'hai come evoluzione anche personale, quindi la tua evoluzione personale la riporti poi all'interno dei tuoi prodotti. Modifichiamo, cerchiamo di migliorare sempre di più l'estetica dalla bottiglia, le etichette sono sempre state le stesse, perché il concetto di base è iniziamo il 2012 con un'impronta, cioè abbiamo un brand e posizioniamo quel brand, quindi il nostro logo è quello e non è mai cambiato, la nostra etichetta è quella e non è mai cambiato e quello non cambierà mai, perché l'idea è vedi la macchia, è nella bottiglia, quella è tenuta la macchia, cioè da ora a 100 anni, quella sarà sempre tenuta la macchia.
Per noi è fondamentale questo, perché dare un posizionamento e dare un riferimento alle persone che ci seguono, comunque sia a chi. Chiama identità di marchio quello che hai detto ed è un concetto estremamente corretto con cui lavorare per creare in termini di marketing quello che si chiama brand equity, quindi il valore del marchio nel mercato, no? E quindi lavorare con questa struttura che ti permette di costruire una storia, ti permette anche di consolidare una storia. Certo. Quindi hai espresso sicuramente un pilastro importante nel campo del marketing, che è quello proprio di costruire storia, Certo, raccontare nuovamente. poi miglioriamo perché miglioriamo la bottiglia, abbiamo fatto più peso, più pesante quest'anno, abbiamo migliorato il cartone, quindi mantenendo sempre comunque la nostra estetica, cerchiamo ovviamente di migliorarla senza andarla a scrivere o cambiarla. E abbiamo tantissimi progetti per il futuro e, come ha detto Christian, ci vogliamo spingere, ovviamente noi lavoriamo sull'Horeca e con i privati e quello è quello che continueremo a fare e che vogliamo fare. Comunque, anche in tempi difficili stiamo resistendo e comunque l'idea è quella e non vogliamo andare a screditare, cioè a cambiare, diciamo, la nostra filosofia per qualche mese di difficoltà, perché sennò poi il problema può essere dopo e quindi non va bene, è come rovinare 5 anni di attività. E stiamo basandoci molto sul rapporto con le persone, quindi anche con i privati, con la nostra TMO in classe, quindi cercando di proprio avvicinare ancora di più tutte le persone nel mondo del vino. E poi siamo aperti a qualsiasi sfida, a qualsiasi cosa che c'è in mente, cerchiamo di Sì. Poi realizzarla. Antonio rispondo alla seconda domanda, no? Giusto, come può cambiare e evolvere il prodotto? E ti rispondo, diciamo, da viticoltore. Il prodotto cambia in base alla vendemmia, no? Quindi assaggiando annate diverse troverai dei prodotti diversi. La massima espressione di ciò che riusciamo a mettere in bottiglia. Lavoriamo sul biologico, questo non l'abbiamo ancora detto, abbiamo subito convertito l'azienda al biologico. Però di anno in anno, insomma, i consumatori troveranno delle sfumature diverse. Non tendiamo a standardizzare il prodotto, quello non sarebbe neanche giusto farlo da cantina che produce 25.000 bottiglie. Quindi di anno in anno chi proverà i nostri vini scoprirà qualcosa di diverso, no? Che è dettato da condizioni che sono diverse. Certo, che poi è la curiosità anche del fan, no? Di chi vi segue, di chi conosce il prodotto, di scoprire ogni anno, come quando esce il disco nuovo di un musicista, no? che è molto interessante. Ragazzi, io direi di andare a chiudere, però una domanda di Nicola mi sembra interessante per tutti. È possibile comprare online i vostri vini? Sì, certo, c'eravamo già attivati, ora stiamo ancora attivandoci ancora di più. E siamo online sul nostro sito e facciamo sia la vendita di vino in bottiglia che pacchetti particolari, anche degustazioni online. Ci stiamo organizzando in questo modo, quindi ben venga. Anzi, se volete Ottimo. fare una degustazione online, siamo pronti. Quindi, senza Tra problemi. l'altro c'è un voucher del 10% che Giusto? tutti i partecipanti alla diretta riceveranno via mail e che potranno appunto spendere nel vostro store, nel vostro sito. Ottimo. Bene, allora io direi che tendenzialmente potremmo andare a chiudere perché un'oretta di chiacchierata ce la siamo fatta, però siamo qua, Simone, se tu avevi altre cose da. Abbiamo, Perché dovremmo potremmo parlare parlare parecchio a per lungo. ore, 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 poi ci sarebbero tutti Magari gli altri. facciamo pianifichiamo Esatto. già che ci rivediamo, no? Con i ragazzi, magari parliamo dello Esatto. scutum e dell'aria, che sono il vostro rosso e il vostro bianco la prossima volta. Sì. Ci sarebbe da parlare per ore sull'abbinamento cibo-vino, ma è giusto anche compattare per non esagerare di informazioni e per non inondare di informazioni delle persone che ci ascoltano. Io credo che sia soprattutto importante far ripartire tutti i comparti dell'economia, quindi che faccio un po' una chiosa a quello che è il mercato in questo momento dell'Italia. E quindi la bellezza di ascoltare delle storie di imprenditori italiani che ci credono nel proprio lavoro, come in questo caso, che lavorano con passione per far ripartire il motore della nostra Italia. Quindi con l'hashtag, perdonatemi questo termine, marchettaro e in digitale,
ripartiamo dal vino italiano e nel nostro caso, assaggiando un buon rosato delle Tende della Macchia, ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Antonio, che dici? Assolutamente. Allora, la prossima puntata è sempre mercoledì prossimo con un'azienda estremamente interessante, ancora toscana. Le prime le facciamo con uno spirito un po' campanilistico, noi di Beautiful Vino abbiamo base in Toscana, forse si è sentito dall'accento, non so, Io ho il no? papà senese, quindi anche se non sono toscano, ho il papà senese, quindi Sì, sono toscano anche sì, ho il babbo pure io. sarà Fattoria La Maliosa, che è una tenuta molto interessante che fa un prodotto particolare, un vino naturale con un metodo molto particolare, e quindi il prossimo mercoledì alle 6:30. Però ora ci possiamo trasferire a fare una sorta di after party, a continuare la discussione magari proprio sull'abbinamento cibo-vino sul gruppo Telegram dei nostri amici Winee, Winee. Se ci spostiamo là, loro hanno una nutrita community di appassionati e possiamo magari continuare a fare due chiacchiere in chat sul gruppo Telegram di Winee per chi ne ha voglia. E diciamo andare a togliere qualche dubbio anche ai ragazzi su Telegram. E quindi niente, direi che ragazzi, grazie veramente di essere stati con noi a inaugurare questo ciclo di incontri. Grazie ovviamente a Simone e a Wine Tales con cui ci vediamo mercoledì prossimo. E noi siamo ovunque, Beautiful Vino, Wine Tales su Instagram, su Facebook. Tenuta la macchia, idem, siamo tutti Passaggio pubblicitario. onnipresenti, quindi ci trovate. Ci trovate ovunque. Grazie a tutti e Ragazzi, a voi. grazie, a presto. Grazie a voi. È un piacere. Ciao, Grazie. ciao. Ciao a tutti, Ciao a grazie. tutti. Ciao.